Benvenuti a Lost in Low Cost Italia, un gioco rivoluzionario alla scoperta di se stessi. Sono Hailey e ti guiderò attraverso la tua avventura. Un'avventura piena di luoghi e storie da scoprire. Grazie mille, Marco. Quattro semplici regole. Sbloccare tutte e 20 le regioni d'Italia. Regione Lombardia sbloccata. Tantissime sfide da affrontare e premi da vincere. 10 euro, un depuratore d'acqua. Divieto di ingresso nei supermercati. E un budget limitato che metterà alla prova le tue capacità. Questo è tutto nelle mie mani. Lost in Low Cost Italia. Il viaggio è solo l'inizio. Nella puntata precedente. Benvenuto al confine della terza regione. E c'è che a girare nell'aria. Era qualcosa dentro di me che mi ha detto fallo. Fare non spendere soldi sarà veramente dura. Basta la ridere. Questo remo di merda! Sono un coglione! Caricamento interfaccia Eli in corso. Caricamento completato. Budget rimanente. Percorso effettuato finora. Ti trovi in Emilia-Romagna. Ti ricordo la tua prossima destinazione, Castel Guelfo. Con i treni gratis per 24 ore, ho deciso di avvicinarmi il più possibile alla mia destinazione. Mi sono fermato in una stazione in periferia di Parma, dove sicuramente sarebbe stato più facile trovare ospitalità, essendo in un paesino. Cosa mi consigliate? Sandwich. Prosciutto cotto e funghi. Mi piglio quello. Vabbè. Yes! Penso dormirò qua stanotte. Ora pure inizia a piovere. Salve, sto cercando un posto per stanotte per dormire. Sono un ragazzo di 23 anni. Salve, ha un posto stanotte per dormire? Ah, grazie. Ma secondo lei c'è un posto, un motel a poco prezzo, a pezzo basso? No, io lo so. Perché più di 20 euro non posso spendere? Ah, no, non lo so, questo non lo so. Non lo so. Grazie. Prego. È un posto a casa sua? Ah, ok. Nessun problema, grazie. Mi sa che torno in stazione. Scusi, una domanda. È un problema dormire qua stanotte? No, più che altro se passa un treno che ti chiama Gianluca, che ti dice c'è della gente all'interno, tu sai già che sono loro. Esatto. Okay? Grazie mille. Prego. Ancora. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. C'è il mio velone, che finisco di cenare. C'è il mio sacco a pelo, la mia tenda. Anche stanotte passa veloce. Oh, basta chiudere gli occhi e siamo già a mattina. Sta. Ci vediamo domani allora. Puntuali, eh. Io buonanotte. Sono qui, vi aspetto, eh. Ciao, ciao Dario. Buonanotte. Buonanotte. Stavo a dormire in una stazione. Ancora non prendo sonno. Passa un treno ogni 10 minuti. O almeno così mi sembra, perché ogni volta che provo a dormire e ci riesco, passa uno e mi sveglia. Provo a dormire. Buonanotte. Buongiorno Dario. Buongiorno anche a te. La mattina ero distrutto. L'unica cosa che mi aveva salvato era la colazione low budget alla macchinetta. E faceva pure schifo. Prosegui all'interno dell'edificio per iniziare la sfida. Okay. Benvenuto al labirinto dell'Amazone. Con i suoi 7 ettari di estensione, è considerato il labirinto di bambù più grande del mondo. Mi dicevi qua. Appoggia la mano sul cartello per iniziare la sfida. Nuova sfida Silver sbloccata. Affronta il labirinto raggiungendo il centro in meno di 10 minuti.
Il tempo di percorrenza medio è di 45 minuti. Il tempo parte adesso. No, aspetta un attimo, aspetta un attimo. Cazzo! 10 minuti per risolvere una sfida del genere? Non hai tempo di pensare quando senti fretta. Immaginatevi di farlo in un enorme labirinto dove ogni corridoio sembra lo stesso. Ma dove sotto? Ma dove sono arrivato? Pessima situazione. Mancano 5 minuti. 5 minuti! Non so dov'è l'uscita! 2 minuti. Cosa? 2 minuti! Oddio il soldo! 5, 4, 3, 2, 1. Tempo scaduto. Prova non superata. Radicio, non è servito a niente. Vai lì, dov'è l'uscita? Segui questa direzione. Una sconfitta che volevo evitare. L'inizio di questa nuova regione mi aveva già messo in forte difficoltà. Ora dovrei trovare... Prossima destinazione. Vida Lenzo. Okay. Devo trovare un autostop per forza. Lo so. Non c'è niente, raga. Aspetta, senti la macchina. Hola. Buongiorno. C'era un passaggio da darci? Non posso, non c'ho il posto e poi non posso neanche prendere su. Ho i treni gratis! Il tempo sta scadendo! Alla fine, per fortuna, si era fermata una signora. Io ho poi i soldi. E dopo averle raccontato la mia avventura, ha deciso di aiutarmi chiamando un suo caro amico. Pronto, ciao Zeno. Ascolta, c'è qui un mio amico che sta girando tutta Italia. Potresti preparargli un piatto caldo? È veramente così? Ha detto di sì, che puoi andare. Ti ringrazio, veramente. Grazie. Zeno si chiama. Zeno. Grazie ancora. Ciao. Ciao. Che posto. Finalmente conosco Zeno. Zeno, giusto? Zeno. Che rimane subito affascinato dalla mia storia. Attenzione. E aspettando il pranzo mi porta a vedere un posto che mi lascia senza parole. No, vabbè. Qui siamo nella cantina originale del 1320 e abbiamo a stagionare all'incirca sui 5.000 culatelli. 5.000? Il principe d'Inghilterra? Cioè, io sto toccando il culatello del che principe. Vuoi? Non si può toccare, vero? Sì, sì. Quindi sto toccando il culatello e toccherà il principe. Spettacolo. Non so che dire. Non so veramente. Intanto mi hanno riempito il bicchiere. Ma come mai devo mettere tutto dentro? Mi serviva per fare il livello. Ah! Perché se io verso e non tocca il dito, vuol dire che non mi sopporto. Ah sì! Culatello di zibello, strolghino di culatello, coppa di ale nero, mariola. E dopo averlo ringraziato, mi dirigo alla mia prossima meta. Ah, tra l'altro mi aveva consigliato di aggiustare la torcia con un tappo di bottiglia. Funzionava. Grande Zeno. Mi dice qua. Ti presento Morgan Allodi, apicoltore. Ciao. Ciao Dario. Ben arrivato. Grazie. Io mi chiamo Morgan Allodi, sono un apicoltore da una decina di anni. Questa è la tua sfida Silver. Apicoltore e sfida Silver. Ci vestiamo da apicoltore? Dai, vieni. No, raga, non mi piace, mi sto cagando sotto. Queste cose non me le dovete dire prima, eh. Vai. Questa è tua. Quindi serve, come si dice, per addormentarle. In realtà non si addormentano, le tieni un attimo tranquilla. Prima
della sfida, Morgan ti spiegherà come funziona un'alveare. All'interno di ogni area troveremo l'ape regina, che è la madre ovviamente di tutte le api, l'ape femmina sterile e il maschio, detto anche il fuco. Quello che facciamo è aprire un'arnia. Per prima cosa, sfumacchiata, per dire alle api: guarda, io ragazzi sto entrando. Vedi che non ti vengono addosso. Questo è il melario, è la struttura, diciamo, è lo scheletro dell'arnia. Con le api bisogna sempre lavorare con tranquillità. Guarda, questo è un telaino di api. Oddio. È peso? Sì, è peso. Ecco, questo qua è tutto miele, definito anche scorta. Okay. Ora è il momento di seguirmi. Ora ti presento la tua sfida, che è quella di cercare l'ape regina all'interno di un'arnia. Nuova sfida Silver sbloccata. Trova l'ape regina all'interno di un'arnia. Le api, nonostante contribuiscano all'equilibrio dell'ecosistema, sono una specie in via di estinzione. Qua ci sono 80.000 api. Di queste 80.000 api il tuo compito sarà quella di trovarne una. Ma come faccio? Bisogna aprirla. Due, tre, quattro, cinque, sei, sette, otto. Otto, e su otto devo trovare esatto. L'ape regina. Esatto. Ok, iniziamo il primo. Okay. Quello che devi fare è pieno. Controllare che in questa facciata ci sia l'ape regina. Okay. L'ape regina è molto più grande e in questo caso è marcata di colore blu. Non c'è niente, via. La prima levata. Mi raccomando, vai piano perché le api comunque sentono ogni vibrazione. Una sfida delicata. No, raga, non c'è neanche qua. Molto delicata. 80.000 api, migliaia di pungiglioni, una sola regina. Come trovare un ago in un pagliaio. Oddio, raga, mi sta tremando le mani, ve lo giuro. Non vedo nulla qua. Se qualcosa fosse andato storto, meglio non pensarci. Prima possibilità. Non riesco a vedere. Aspetta. Oh, l'ho vista. Cos'hai trovato? Ti giuro, è lì. Guarda. Prova superata. È lì, la vedete? Questo, bravo, sei riuscito a trovarla. Questi sono 80.000 api, raga. 80.000 api. Sai che per fare un chilo di miele devono fare 5 volte il giro della terra. Chiudo! Sfida Silver! Grazie, è stato bello! Bravo Dario! Hai superato la tua prova Silver? Questo è il tuo premio. Premio sbloccato. 10 euro! Prossima destinazione, Bologna. Riesci a darmi un passaggio per la prima stazione disponibile? Certo. È di qua, davanti a te. Ok. Grazie ancora, Morgan. Questo è per te. Ah, il premio. Benissimo. Grazie mille. Grazie ancora. Buon viaggio. Ciao, grazie. Ciao, Dario. Sono scadute le 24 ore. Scendi dal treno alla prossima fermata. Scende. Modena. Mangio qualcosa e poi mi faccio consigliare un posto per dormire per spendere poco. E vado a prelevare qualcosa, sono rimasto senza soldi. Scusa, una domanda, sai se c'è un posto qua vicino dove potrei dormire a un prezzo veramente risicato? Guarda, c'è uno stereo qua vicino, poi puoi andare qua dietro. Ti ringrazio. Niente. Ok, pago e poi vado. Ci sono 5. Ok. Dovrebbe essere questo. Si può fare 15 euro a questo punto? C'è la sua lettera A, B, C e D, che è la mia. Mi aspettavo di calcio per 20 euro. Alle
7 mi ha svegliato il camion della Monnezza. Una bella orazione, direzione Bologna. Rispetto alla stazione, hotel deluxe. Ecco qua. C'è gente con sorrise, la mattina è così. Dai, la vita è breve, facci un bel sorriso. 3,85 euro. Dirigiti verso Piazza Maggiore. Bologna, città d'arte, turismo e sfide. Sfida Gold sbloccata. Raggiungi il confine con la Toscana percorrendo la Via degli Dei. Hai fino a domani sera. Non sarà possibile fare autostop. A piedi. Mi spaccherò la schiena, non sono sicuro. Da dove si inizia sta via? Segui questa direzione. Stai percorrendo il portico di San Luca. Una lunghezza di 3.796 metri lo rende il corridoio più lungo al mondo. Sentiero, sto arrivando! Lungo il percorso noto un cartello. C'è un pozzo! E decido di fermarmi per riposare. Come sta? Tutto bene? Bevo da qua? Beve, beve, acqua fresca. Ci sono buone? Provo a assaggiarne una, vai. Buono. Se piglio una busta di latte, ne piglio 3 o 4, le va bene. Ah, lì c'è una busta di legata di guarda. Questa va? Dopo aver colto le ciliegie, ho conosciuto anche suo figlio. Comunque non mi sono presentato. Mi chiamo Dario. Giuliano. Sono parecchi pellegrini? Passo molti. Sono arrivato a casa, c'era praticamente da qui fino alla strada là in fondo. Sì? C'era la fila. Ho detto, dico, ma scusate, dico, dov'è il prete? Sembra una processione. Dov'era? Sembra una processione. Mi ha chiesto se avevo mangiato e se volevo unirmi a lui. Mi sta venendo fame. A dopo puoi mangiare. E la fame viene mangiando, ti diceva mio nonno. Pian piano ho aumentato, ho fatto le tavole, quest'anno ho fatto tutte le panche, così. Proprio per dare gente, questa ospitalità. Esatto, la gente passa, si ferma. Proprietà privata, ma per lei sì, non esatto. È mai stato. No, certo. L'egoismo che c'è al mondo giorno d'oggi, cosa ti porta? A niente, esatto. Giusto? Più bassa che non ti bruci, scoldiamo la pasta. Si può dire fatto in casa? Sì, esatto, questo l'ho fatto in casa. O fatto in garage? Fatto in garage. Adesso vado a prendere due bicchieri e la bottiglia che apriamo la bottiglia. Mamma mia. Dopo diamo un bicchiere anche a lui però. Certo, anzi, se lo vuole portare lo sciacquo io, vai. Suo? Fatto da lei? Fatto da io. Che bellezza, wow! La nostra allora. Due. Alla Via degli Dei. Via degli Dei. Signora, grazie mille per le ciliegie di prima, Mi hanno fatto guadagnare un pranzo. Mi diceva, 86 anni la signora e il suo segreto è la campagna. Vabbè, certo. Vivere in campagna fa stare bene. Che bere. E beviamo pure, al terzo bicchiere. Beh, in compagnia si beve. Giustamente. Allora, salut. Buon viaggio, buon cammino. Grazie ancora. Via degli Dei. Come mai, Ailey, come mai si chiama così la Via degli Dei? La chiamano Via degli Dei perché congiunge quattro vette appenniniche dagli evocativi nomi mitologici. Monte Adone, Monte Venere, Monte Giove, Monte Luario. Ah. Vero. Salve, c'è modo di riempire quest'acqua? Ok, grazie. Guarda la mamma. Questa sembra quasi quella della. Dai, andiamo che ragazzi può andare. Grazie. Supereroe, vieni, vieni. Grazie. Prego.
Lungo il percorso ho fatto conoscenza con due persone del posto. Gli ho chiesto un consiglio su dove passare la notte, dato che il sole stava cominciando a tramontare, e mi hanno detto semplicemente di seguirli. Lascia sto qua. Come mi consigli di salire? Tirandoti bene, meglio? Vuoi che ti tiro su io? No, ce la faccio. Bravo. Qua ero più una zona romana, si pensa sia un colombaio romano. Ma per i messaggi facevano mandare... Non lo so. Può anche darsi. Ci può essere, che era una postazione per i messaggi, andando da una parte all'altra dei luoghi. La vista era spettacolare, ma per la tenda non c'era spazio. Bravissimo. Dovevo cercare un altro posto. L'esperienza in montagna per sapere il tramonto, si mette il pugno. Ogni pugno è un'ora, quindi al tramonto ne mancano due. Due ore al tramonto? Due ore al tramonto. Oh, dopo questo. Sì, ecco, lì potete dormire. Ok, andiamo a fare un check. Qui sono tutte zanzare per me. Minchia. Eviterei questo posto, sì. Alla fine mi hanno consigliato di proseguire lungo il cammino. Grazie mille. No, grazie. Dove avrei trovato un altro spazio in cui montare la tenda. Due ore. La strada giusta. E dopo un'ora di camminata in salita, si sale. Finalmente ero arrivato. E questo era il panorama che avevo davanti. Cercherò un po' di foglie che mi faranno da letto. Occhio. Eccolo. Non è un coltello, ma dov'è il coltello? Mannaggia. Oh. Io queste cose le sto imparando qua e non ho mai fatto niente, ve lo giuro. Ok. Oh. Il vento tira da qua. Poi ho riparato e poi... Ok, piano. Non c'è abbastanza esca. Ma perché quando ci sono i ragazzi che mi insegnano è così facile ora? Ok. Vai! Metto un po' di questa. Non sapevo neanche esistesse una cosa del genere, guarda. Si vada bene. E per la prima volta uso anche queste. Sai Dario, Lost in Low Cost c'è molto di più di un semplice gioco. Oltre a scoprire il mondo che c'è là fuori, scoprirai parti di te che non pensavi neanche di avere. Buio pesto, vado a letto, sto un attimo al fuoco a riscaldarmi e poi me la dormo. Domani all'alba ci si sveglia. Dorme qua. Sto con la troupe perché non c'era modo di allontanarsi e mi hanno seguito anche loro e quindi siamo qua dispersi. O così. Quindi si dorme così stasera. Belli appiccicati ma al calduccio. E buonanotte. Notte raga. Buongiorno Dario. All'alba. So veramente dove andare. Un cartello mi dice di qua, due di là. Così, per Firenze di qua o di là? Su. Grazie. E invece c'è il santo alle 6 di mattina che è con noi. Ok. Andiamo alla prossima tappa. La Via degli Dei è un percorso davvero spettacolare, circondato da panorami che fanno bene agli occhi, un po' meno alle mie gambe. Mi tira tutta la gamba. Qua. Arrivo alla seconda tappa. Mi fa male tutto, mi sgancio le scarpe. È
la fame. Il profumo che arrivava dalla cucina era favoloso. Merito di questa signora dalle mani d'oro che per darci il suo benvenuto si era avvicinata al tavolo. Si fa tutta Italia, tutto il Giro d'Italia. Si fa sfide di tutti i tipi. Trekking, arrampicata, bello. Aveva deciso di farmi assaggiare i suoi. Portami il numero. Come mai? Perché ve li faccio sentire. Dovete assaggiare. Wow! I tortellini si fa con la farina di grano duro e il ripieno con carne e grana e noce moscata. E poi si stringe il tortellino. Complimenti veramente, grazie ancora. Grazie ragazzi. Grazie, allora? Grazie mille. Olga. Nonna Olga. Nonna Olga. Sì. Nonna Olga. Meglio di così? Meglio di così. Come mia sorella. Ci vediamo, è stato un piacere. Grazie, anch'io a conoscervi e presto bene. Ci vediamo alla prossima. Okay. Dopo i tortellini di nonna Olga arrivò finalmente al confine, il punto di non ritorno. Emilia Romagna, Toscana. Sfida Gold superata. Benvenuto al confine della quinta regione. Grazie. Calcolo spese in corso. Perdita talismano silver. Tassa da pagare. 10 euro. Regione Emilia-Romagna sbloccata. Complimenti. Ingresso regione successiva, Toscana. Ne mancano altre 15 per completare il viaggio. Siamo nella merda. Nella prossima puntata. La vita è un bivio. Le risposte sono tutte dentro di noi. Devo entrare qua dentro. Esatto. Andiamo via da qui, subito. Vado in accappatoio in autostop. Recarico.